Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e continua il nostro cammino attraverso la terra di Marca, dove incontriamo personaggi, storie, iniziative ed eventi particolari, alcuni dei quali ci incuriosiscono particolarmente, come quello che andrà in scena a Porto Sant'Elpidio il 17 di ottobre al Teatro delle Api. Si tratta di un convegno riguardante la psico-oncologia, e già questo termine è abbastanza così strano e vorremmo approfondirlo. E ne vogliamo parlare allora con le organizzazioni. Per questo le abbiamo invitate in studio e le salutiamo. Dunque, la dottoressa Liuva Capezzani, psico-oncologa, coordinatrice del SIPO e responsabile scientifico del convegno, SIPO Marche ovviamente. E poi la dottoressa Katia Marilungo, consigliere sempre del SIPO e consigliere dell'Ordine degli Psicologi delle Marche. Infine la dottoressa Edi Virgili, socia del SIPO Marche, responsabile dell'Artoi Marche, specialista in scienze dell'alimentazione. Iniziamo subito con le domande. Dottoressa Capezzani, dunque, ci spieghi sinteticamente il perché del convegno e la psico-oncologia, che solitamente non si sente e non ci si imbatte sui Allora, giornali. partiamo dalla psiconcologia per arrivare al convegno. La psiconcologia è una disciplina che si interfaccia alle aree dell'oncologia e della psicologia e che si occupa di ricerca, di formazione, di clinica e di prevenzione nell'ambito delle sofferenze psicologiche che i pazienti con neoplasia o con patologie oncologiche incontrano. Quindi, per quanto riguarda per esempio la clinica, si cerca di lavorare sulla depressione reattiva, la diagnosi, le chemioterapie, ma addirittura anche diciamo, a tutto ciò che attiene agli interventi chirurgici, no? Che spesso vengono sottovalutati come stressor, perché per esempio l'attesa dell'intervento è una questione che incute molta ansia nei pazienti e spesso peggiora il loro stato psicologico, quindi si lavora su queste condizioni e si cerca di modulare quella che è anche la loro relazione con gli operatori sanitari che si occupano del loro programma di cura. Questo perché spesso le dinamiche sono diciamo, compromesse da modalità comunicative che spesso non sono così assertive, così veritiere, così immediate e creano anche parecchia confusione, parecchia ansia. Quindi lo psico-oncologo che lavora per la psico-oncologia fa anche un lavoro, diciamo, di mediazione, un sistemico con la rete che coinvolge il paziente. Aspetto fondamentale invece della ricerca in psiconcologia è quello di indagare i fattori che possono contribuire, concorrere all'esordio della patologia. Spesso si parla di fattori traumatici, non abbiamo ancora dati certi che possano spiegare una causalità tra eventi traumatici, impatto traumatico e sviluppo di una patologia oncologica, però si possono trovare, come dire, si possono fare delle osservazioni e notare che molte persone che hanno subito forti stress relazionali, professionali, personali, vanno poi incontro a ridosso di questo a un'evoluzione neoplastica e oppure indaga l'aspetto diciamo somatopsichico, cioè qual è la conseguenza sul piano psicologico di una malattia che comunque compromette tutta la funzionalità della persona, funzionalità diciamo per quanto riguarda l'autonomia, per quanto riguarda anche diciamo il coinvolgimento nelle proprie attività quotidiane, c'è un ritiro sociale, c'è anche la fatica, quella che viene spesso denunciata dai pazienti, che spesso è confusa con la depressione, ma non è esattamente depressione perché è un effetto collaterale delle terapie. Quindi lavoriamo clinicamente su questi aspetti, nella ricerca cerchiamo di indagare quali possono essere i fattori che concorrono per poi fare prevenzione, ovviamente, oppure per trovare le migliori strategie terapeutiche specifiche, diciamo, al percorso che il paziente ha realizzato e che lo hanno portato in quel momento ad avere quella malattia. Io qui la fermo un attimo prima di parlarci del convegno, allora andiamo un po' più dentro. Ma voi fate parte dello staff ospedaliero oppure intervenite come? Allora, gli psico-oncologi hanno un'appartenenza sia ospedaliera, ma anche possono lavorare nel privato, possono lavorare nella formazione presso strutture psicoterapiche e così via. Non c'è una chiara definizione, diciamo, della figura dello psico-oncologo in quanto ad appartenenza. Certo è che lo psico-oncologo, formato e certificato, deve avere una esperienza
annale, oggi si parla di almeno 5 anni, 8 anni, in strutture convenzionate o pubbliche. Diciamo che la figura dello psico-oncologo, come dice lei, non è tanto conosciuta, la psico-oncologia non è tanto conosciuta proprio perché è stata un'area di nicchia della psicologia e ha fatto fatica anche a penetrare negli ambienti ospedalieri a causa delle resistenze sia culturali che attenevano la psicologia primariamente, non tanto la psico-oncologia, ma anche degli operatori medici. Quindi gli stessi psicologi hanno un po' resistito? Questo vuol dire? No, i medici e le figure che hanno accompagnato lo psico-oncologo nel proprio lavoro, nelle strutture, hanno espresso delle resistenze. Parliamo di 30 anni fa, quando è nata la SIPO, la Società Italiana di Psico-Oncologia, e quando i primi psico-oncologi si stavano formando e cominciavano ad entrare nelle strutture ospedaliere. Era una resistenza culturale che però derivava dallo scibile psicologico generale, no? Che ancora oggi in qualche modo c'è la diffidenza verso lo psicologo, lo psicoterapeuta, che cosa fa? Questo perché non si sa ancora bene che la psicoterapia ha degli strumenti operativi, dei modelli psicoterapici che sono alcuni evidence-based. Mi perdonino i colleghi che non vogliono parlare della psicoterapia evidence-based, cioè quella basata sulle evidenze scientifiche, perché sostengono che la psicoterapia è un'arte che si basa molto sulla relazione, ma quando c'è l'evidence-based ne dobbiamo parlare, perché quello ci dà in qualche modo un'informazione di efficacia anche non solo in termini di durata delle terapie, ma anche in termini di ricadute del problema psicologico del paziente. Le faccio un'altra domanda. Per esempio, facciamo un esempio circoscritto a Fermo. Ecco, i pazienti di oncologia del Murri di Fermo hanno questo vostro supporto? Allora, vi debbono chiamare oppure? Ce ne sono pochi in generale. Fermo ha una nostra socia SIPO, che è la dottoressa Barbara Esperide, che lavora nell'hospice di Montegranaro, quindi in cure palliative, ma collabora ovviamente con l'ospedale Villa Amore. Cito il professor Giustini, che tutti conosciamo nella zona, e che ad un recente convegno si è detto molto contento della partecipazione di questa psico-oncologa, della dottoressa Esperide, e che se avesse saputo prima il beneficio del lavoro che si stava producendo a favore dei pazienti, avrebbe adottato ancora prima questa cosa qua. Voglio venire al convegno. Sì, al convegno. Il convegno ovviamente si... È uno dei primi nelle Marche? Oppure no, ne è avete il quarto fatto nelle Marche, infatti si chiama quarto convegno SIPO Marche, precedentemente si faceva a Roma dove stava la sede della SIPO Marche, adesso lo facciamo in zona perché la SIPO Marche si è trasferita a Porto Sant'Elpidio, logisticamente, ma certo, in realtà rappresenta tutte le Marche, perché abbiamo soci che vengono da Ancona, da Civitanova, da Macerata, da Ascoli Piceno e da Pesaro, quindi in qualche modo è rappresentata a livello regionale dai soci che si sono iscritti. Però il titolo del convegno è appunto Terapeuticità multi-interdisciplinare in psico-oncologia, a sottolineare che ogni ambito disciplinare che lavora per il paziente e per la terapia della malattia che lo accompagna ha una sua efficacia, diciamo, nel migliorare lo stato o nel guarirlo, se vogliamo. Certo, parlare di guarigione oncologica con la psicoterapia è un po' difficile, però migliorarne la qualità di vita ha un senso. Ma la portata del cambiamento è maggiore se queste discipline si integrano fra loro, se c'è conversazione tra oncologi, chirurghi e psico-oncologi. Dobbiamo anche dire che lo psico-oncologo lavora anche in strutture private, altre, ma sempre collaborando con le figure che seguono il paziente. Quindi il convegno, mi scusi se la interrompo, il convegno serve per creare una rete e un rapporto con i medici? Sì, ha come uno degli obiettivi, non l'ultimo, non il primo, è quello di ricreare una rete tra strutture ospedaliere e gli psico-oncologi che formati, certificati, che possono lavorare con gli psicologi, con i pazienti e con i medici. Io con le mie colleghe, con le mie collaboratrici, la dottoressa Virgilio, la dottoressa Marilungo, avevamo pensato di formalizzare un convegno a 4 simposi, 2 sulle psicoterapie, di cui uno che presentasse i casi clinici, quindi che raccontasse un po' l'efficacia, certo, nel singolo caso, uno invece sui vari modelli di psicoterapia che si possono adottare per la psico-oncologia. Sono modelli adottati dalla psicoterapia generale, ma calati nei problemi specifici del paziente oncologico.
E uno invece sulle terapie oncologiche classiche che vengono adottate convenzionalmente negli ospedali, quindi chemioterapie, difatti c'è una relazione sullo stato dell'arte delle terapie oncologiche, ma abbiamo anche una relazione della dottoressa Corradetti sulle nanotecnologie, che rappresentano la nuova frontiera delle terapie oncologiche. Ne abbiamo parlato a Porto San Giorgio l'inverno scorso con un collegamento via Skype con Mauro Ferrari, che lavora a Houston, si occupa di queste terapie. Ma abbiamo anche il dottor Luca Imperatori, il dottor Benedetti, il dottor Gucciardino di Fermo, quindi abbiamo voluto rappresentare questo aspetto qua dell'oncologia classica, ma abbiamo anche voluto inserire un simposio sulle medicine integrate, che non sono strettamente anticonvenzionali, cioè il concetto dell'integrazione, della medicina integrata non sta ad indicare che è alternativo a quello convenzionale o non convenzionale o complementare, ma semplicemente è integrata perché va a potenziare gli effetti delle terapie classiche e ne attutisce gli effetti collaterali. Fra queste abbiamo anche la tangoterapia, cioè non sottovalutiamo tutti i percorsi di umanizzazione che sono stati fatti per i pazienti oncologici già da qualche anno nei vari istituti, che hanno riguardato l'arte terapia, la musicoterapia, la danza terapia, ma la scritturoterapia, che sono attività che purtroppo possono essere proposte solo se ci sono degli ambienti che accolgono e dei professionisti che possono accedere a gruppi di pazienti nello stesso tempo, in modo da ottimizzare, come dire, ambienti e tempi. E abbiamo tutto il discorso sull'alimentazione, di cui ci parlerà la dottoressa Virgili. Lo scopo che io vorrei raggiungere con questo convegno è quello di rendere noto che esiste una disciplina come la psiconcologia che si affaccia al lavoro degli oncologi, dei clinici, dei medici, e che è di grande contributo. Ormai sono 30 anni che certifichiamo questo lavoro con studi di letteratura e cose altre, e che può essere di supporto per il paziente. Voglio parlare di terapeuticità, cioè di cambiamenti che sono stati ottenuti non solo attraverso le parole dei pazienti che verranno raccontati e descritti nei casi clinici, ma anche attraverso studi di efficacia che hanno ancora un loro senso, anche se poi nella psicoterapia si parla di relazione, è un'arte, non possiamo operazionalizzare tutto quanto, non possiamo mettere sotto controllo tutte le variabili, ma quando questo è possibile farlo, ha un senso presentarlo, ha un senso parlarne. E l'obiettivo è anche quello di promuovere una, e questa è una sfida sotto la mia candidatura di coordinatrice, di promuovere con gli enti che me lo consentiranno, con le persone che mi vorranno seguire, le convenzioni alle psicoterapie per i pazienti oncologici, perché non possono veramente spesso supportare anche questo tipo di terapia, che diciamo quasi sempre è in coda, ma dovrebbe essere parallela al lavoro che fanno con le medicine classiche e quelle integrate. Le faccio un'altra domanda, poi passiamo alle sue colleghe, mi risponda sinteticamente. Avete anche rapporti con i familiari dei pazienti? Certo, certamente sì, la dottoressa Marilungo si occupa anche di terapie familiari, di coppia. Purtroppo il lavoro deve essere distribuito fra più psico-oncologi, perché se si lavora col paziente si può anche lavorare con la famiglia, ma bisogna stare attenti a non avere quelle che noi chiamiamo triangolazioni, certo, sovrapposizioni. Quindi se abbiamo un'equipe di lavoro, più psico-oncologi che lavorano sul sistema famiglia, uno prendendosi carico del paziente e l'altro il familiare, il lavoro è sicuramente... Ecco. Migliore. Perfetto, allora passiamo subito alla dottoressa. Ecco, riprendiamo da qua. Sì, quindi il rapporto con le cioè con i parenti del malato. Il rapporto con il malato, ma il rapporto anche con il coniuge spesso, quindi la coppia, certo, la famiglia, quando ci sono i figli che a diversa età subiscono comunque il trauma di un impatto con una malattia così devastante. E aggiungerei anche l'impatto... la cura del personale, perché lo psico-oncologo si occupa anche di questo, il personale che quotidianamente si trova ad affrontare infermieri, il dolore, sì, il personale infermieristico, medico. Medico, certo. Sì, tutto il personale che si occupa della gestione della malattia e del paziente, che non può essere in alcun modo sottovalutato. Numerosi studi sul burnout hanno poi infatti dimostrato come spesso se questi bisogni... Burnout, sì. Sì. In inglese scoppiare, bruciarsi, sta proprio per le difficoltà della figura sanitaria nel portare avanti con lo stesso entusiasmo e la stessa grinta il proprio lavoro, quando spesso si imbatte nel fallimento che spesso nella malattia oncologica è la morte. Quindi anche le difficoltà nel gestire anche la sofferenza
dei familiari che riversano il proprio stress su noi operatori, giustamente. E l'ordine degli psicologi che dice? Appoggia... L'ordine degli psicologi. Gli ordini degli psicologi, di cui io sono consigliere da circa 2 anni, in realtà si sta muovendo molto per promuovere la figura dello psiconcologo e dello psicologo ospedaliero. Ci sono gruppi di lavoro che operano proprio in questo settore. Abbiamo fatto un sondaggio mandando una mail a tutti i nostri iscritti per valutare quanti dei 2300 iscritti qui nelle Marche lavorassero e a che titolo all'interno di strutture ospedaliere. I risultati purtroppo sono sconcertanti e cioè, non ci siete. Allarmanti. Non ci siamo. E quando ci siamo sotto forma di volontariato. E questo è un dramma, perché in realtà il bisogno c'è. Chi è che non capisce? Chi non capisce? Probabilmente, come diceva già dottoressa Capezzani, ci sono dei macrosistemi sopra l'ordine degli psicologi. Noi con questo studio, che poi uscirà anche a breve con degli articoli nella stampa, sottolineiamo proprio un bisogno, una necessità di personale psicologico e psicologi all'interno dei vari reparti, sperando appunto che questa cosa venga colta anche in regione. Una cosa importante in merito a questo è che più psicologi ci saranno e più si abbatteranno le spese di cura, in realtà. Sembrerebbe il contrario. Esattamente così, perché lo psicologo riesce a prevenire poi delle ricadute che vanno a gravare sul sistema sanitario. Quindi è un discorso anche qui di prevenzione. È un discorso di prevenzione, sì. Un esempio positivo ce lo può raccontare? Una storia? Una storia, qualcosa che le è capitato che è stato incidente. Le storie sono tantissime in realtà. Io lavoro da circa 10 anni all'interno di una clinica a Civitanova Marche, la clinica Villa dei Pini, e ho visto tantissime persone che hanno dato a tutti noi un esempio di vita. Mi vengono in mente persone che sono riuscite a superare la malattia e hanno dato un senso diverso alla propria vita. Persone che erano prese dal lavoro, da problemi economici, da soldi, e mettevano da parte poi tutti i loro ruoli familiari, il ruolo genitoriale, il ruolo anche di figlio, e si sono riavvicinati e hanno ripotenziato questi ruoli, anche il ruolo nel benessere personale, quindi si sono presi cura poi successivamente di se stessi, e quindi storie ce ne sono tante, sono storie poi di grande insegnamento di vita, perché noi psiconcologi in realtà veniamo arricchiti dal nostro lavoro quotidianamente. Quando una persona, quando a una persona viene diagnosticato un tumore, qual è la prima reazione? Si sente finito? No, in realtà la prima reazione, cioè, dipende poi da ogni singola persona. Certo, certo, però diciamo è una percentuale. Per assurdo la prima reazione è proprio rinnegare quasi l'evento, cioè un diniego non totale. C'è, non c'è, il problema non c'è. Faccio finta come se non avessi avuto nessun tipo di diagnosi. Invece qual è la cosa migliore? Affrontarlo? No, diciamo che questa fase è una fase anche normale per certi versi, a cui poi seguono altre fasi, la rabbia, il diniego, quindi il diniego, la rabbia, fino a quando la depressione. Spesso si cade in depressione, quindi ci si sente proprio in fin di vita. Successivamente, anche grazie all'aiuto appunto degli psiconcologi, c'è una fase che viene definita il venire a patti, ossia scendo a patti con la malattia e ridò un nuovo senso alla mia vita. Oriana Fallaci dialogava con il suo tumore. Sì, esattamente. Il tumore non è più un nemico, ma è un qualcosa che convive con noi. È un sistema nel sistema, lo definisco io da sistemica. È un sistema nel sistema, familiare. Sì. Quindi. Brevissimamente, che cos'è il SIPO? La SIPO è una società italiana. La società, sì, la società italiana di psiconcologia. È una società a carattere scientifico che è presente da 30 anni in Italia e che è suddivisa in varie sezioni regionali. Nelle Marche la SIPO è presente da circa 10 anni. Lo scopo di questa società è di lavorare nella formazione, prevenzione, a obiettivi clinici, di supervisione. È organizzata appunto a livello regionale, ognuno ha un'organizzazione autonoma, facendo sempre capo poi alla SIPO nazionale, e ogni regione, attraverso poi gli intenti dei propri coordinatori, dà una propria impronta specifica.
Una cosa molto importante è che la SIPO ha anche una rivista scientifica che ha due pubblicazioni annue, quindi è la possibilità di poter pubblicare le proprie ricerche, i propri studi all'interno di una rivista appunto a carattere scientifico, quindi con dati importanti e statistiche importanti. Benissimo, grazie. Prego. Passiamo alla dottoressa Virgili, cos'è l'Artoi? Anzi, prima che lei mi dica cos'è l'Artoi, facciamo un altro tipo di ingresso. Il professor Veronesi dice che il problema del tumore è l'alimentazione. Concordo. Sicuramente non è solo l'alimentazione, ma l'alimentazione è dal 40% in su, secondo me. E dico non è solo l'alimentazione perché ci sono studi scientifici che ci dimostrano che l'acidosi organica, che è una delle cause del tumore, può partire anche da un problema psicologico. E mi riallaccio al discorso della psico-oncologia. In realtà anche uno stato mentale non corretto può determinare uno sconvolgimento metabolico, portare ad acidosi e questo portare poi all'insorgenza di una neoplasia. E questo è scientificamente supportato. Grande dolore, per esempio, un grande dolore. Un grande dolore, un trauma non superato, sì. Assolutamente sì. Ovviamente questa... Anche un grande stress. Sì, ma tutto quello che in qualche modo può sconvolgere la nostra psiche. Mm. Ma a monte c'è uno studio che ho visto da poco, ora non mi ricordo gli autori, dove si vedeva che il narcisismo è la cosa che crea in assoluto più acidosi nel nostro organismo. Quindi qui si apre un mondo, insomma, sicuramente se mangio male creo acidosi, ma l'acidosi la posso anche creare a partire da una condizione psicologica non corretta. E qui la sovrapposizione delle materie, cioè quando io mi integro in SIPO e quando io decido di fare un convegno di medicina integrata è questo lo scopo. Cioè io conosco bene la biochimica, conosco bene l'alimentazione, ma a volte ci sono dei meccanismi a monte che si vanno ad integrare e che dobbiamo conoscere e dobbiamo sapere, perché possiamo curare benissimo l'alimentazione di una persona, ma se non curiamo poi la psiche, rimaniamo sempre con un lavoro a metà. No, mi colpisce il discorso del narcisismo, perché oggi la nostra civiltà è fondata sull'individualismo assoluto. Ma c'è un discorso, proprio c'è uno studio, adesso quindi ci ammaleremo sempre di più. Assolutamente sì, ma secondo me uno dei problemi per cui ci stiamo ammalando sempre di più, sono tanti i problemi, ma sicuramente la parte psicologica è uno dei cardini della malattia. Io sono convinta di questa cosa. L'altro cardine è sicuramente l'alimentazione, lo stile di vita, perché l'alimentazione è una cosa e va bene, ma poi c'è anche l'inquinamento ambientale, metalli pesanti, pesticidi, voglio dire, le cose sono veramente tante. E secondo me, dal mio punto di vista, stiamo facendo una lotta per la sopravvivenza. È pesante quello che dici. Lo so che è pesante, ma... Non lo so, no, non era un'accusa, era una constatazione. Sono realista su quello che in realtà vedo, occupandomi di questa materia. Ma lei ci va in ospedale e dice, forse è il caso di mangiare qualcos'altro? Guardi, io personalmente nell'ultimo periodo no, ci sono stata, purtroppo anche perché ho avuto mia madre con problemi di tumore, e ho frequentato l'ospedale per un paio di mesi, è ovvio che quello che viene dato in ospedale non è certo la cosa più corretta, insomma sappiamo bene di cosa si nutre una cellula tumorale, sappiamo quello che è il metabolismo, il tumore si nutre di zucchero, la cellula tumorale fa una glicolisi anaerobia, quindi dare le patate col riso a cena è una pazzia, però che devo dire, fondamentalmente queste cose non so se non si sanno, se non si vogliono sapere o non si valutano. Però mi rendo conto che quella che è la materia scientifica, io non mi invento niente, perché ripeto, questa scoperta è di Otto Warburg, parliamo dei primi del Novecento, che dice che il tumore si nutre di zuccheri e fa glicolisi anaerobia, cioè penso che la dovremmo sapere tutti questa cosa, però in realtà poi vai nell'ospedale e cosa ti danno a cena? Ti danno riso e patate, cioè quindi un indice glicemico spaventoso, quindi andiamo a nutrire il tumore. Come si rapporta lei con gli psico-oncologi? Ma si cerca di collaborare, ovviamente non è semplice perché quando arriva il paziente oncologico, intanto bisogna vedere se è un paziente in fase di malattia, post-malattia, dipende che prognosi hanno, a volte arrivano persone che hanno prognosi di 1-2 mesi di vita, quindi magari cerchiamo di intervenire immediatamente sulle cose che possono dare una risposta più veloce, quindi se arriva il paziente con 2 mesi di vita di prognosi non è facile integrare tante cose, magari lavoriamo in primis con l'alimentazione, con l'oncologia integrata, quindi che ne so, fitoterapia, omeopatia, agopuntura.
In un secondo momento, se il paziente sopravvive, magari cerchiamo di intervenire anche sulla parte psicologica. Se invece magari lavoriamo col paziente già fuori dalla malattia, quindi in remissione, lavoriamo sulla prevenzione, in quel caso è molto importante che ci sia anche lo psico-oncologo di supporto proprio per evitare la recidiva. Però ripeto, questo è molto, dipende tantissimo dal caso, dalla persona, da cosa la persona chiede. Non è facile quando ci sono delle prognosi infauste applicare tante strategie insieme. Io vorrei che lei e la dottoressa Capezzani, adesso proprio in maniera molto sintetica, lanciaste due messaggi, uno sul sapersi nutrire e l'altro sul ruolo del psico-oncologo, quando chiamarlo. Parto io con la Sì, nutrizione? sì, Sì, allora il sapersi nutrire, parliamo ovviamente di ambito oncologico. sì. Sì. Secondo me è piuttosto semplice, basta conoscere il metabolismo della cellula tumorale, cosa che noi conosciamo bene, cioè la cellula tumorale vive in un ambiente che è esternamente acido, quindi dovremo combattere l'acidosi, e si nutre di zuccheri, quindi dovremmo cercare di ridurre la quota di zuccheri nell'organismo, per non dire di quasi eliminarli. Ultimissima cosa, la cellula tumorale cresce con gli stessi meccanismi per cui cresce una cellula normale, quindi dovremmo ridurre quelli che sono i fattori di crescita, per cui tutti quegli alimenti che determinano infiammazione, acidosi e hanno fattori di crescita andrebbero eliminati. Grazie. Quando rivolgersi a uno psico-oncologo? Quando può il paziente ritenere opportuno di rivolgersi a uno psico-oncologo? Quando per esempio non ce la fa in quel momento a parlare con i familiari perché pensa di caricare troppo i familiari delle proprie sofferenze. Quindi quando ha delle tematiche che tiene troppo per sé, quello è un buon momento per chiedere una visita a uno psico-oncologo. Bene, siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio veramente tanto perché questa cosa, insomma, ci ha colpiti e sicuramente colpirà i telespettatori e coloro che verranno al convegno. Io il convegno lo ricordo, si terrà il 17 di ottobre 2015 al Teatro delle Api, che è in Via della Pace a Porto Sant'Elpidio, terapeuticità multi-interdisciplinare in psico-oncologia. Grazie. Grazie. Grazie a lei.